Ciao ragazzi, come vedete anche dalla cartellonistica alle mie spalle, ci troviamo a Manchester ai campionati mondiali di sollevamento pesi per persone con disabilità. Si tratta di una manifestazione che è sponsorizzata da Panasonic, tra i vari altri sponsor, ma Panasonic contribuisce anche in modo concreto con un dispositivo molto particolare denominato PowerSuit. Si tratta di un esoscheletro e viene impiegato dai lifter, quegli assistenti che praticamente hanno il compito di sollevare continuamente i pesi per cambiarli dalle barre che vengono utilizzate durante la competizione. Pensate che questi assistenti si ritroveranno durante i giorni della manifestazione in modo combinato a sollevare qualcosa come 8 tonnellate di pesi. Quindi immaginate come deve essere per la schiena di queste persone sollevare durante tutto il giorno pesi che arrivano fino anche a 50 kg, sono dischi fino da pochi chilogrammi fino a 50 kg l'uno, quindi abbastanza pesanti. Continuare a sollevarli, alzarsi e abbassarsi chiaramente può provocare dei danni alla schiena. Come interviene la PowerSuit? Si tratta praticamente di un piccolo motore, ci sono delle fasce, si indossa come se fosse uno zaino, che avvolgono tutto il corpo, si allacciano intorno alle gambe e alle spalle e al torso, e praticamente il dispositivo si sincronizza con i movimenti del corpo, specialmente quelli della schiena, quindi alzandosi e abbassandosi la PowerSuit accompagna il movimento, ma soprattutto esercita una forza a seconda che ci stiamo alzando o abbassando, per andare a scaricare il peso e quindi la sollecitazione dalla schiena e dai muscoli della fascia lombare. La PowerSuit è disponibile da più di un anno in Giappone e Panasonic ha collaborato con diverse aziende in diversi ambiti. Un esempio è quello degli aeroporti, dove praticamente la PowerSuit viene utilizzata dagli addetti allo smistamento e della ricezione dei bagagli. Ma un'altra applicazione molto interessante è quella dell'assistenza agli anziani o comunque a persone con disabilità. Ci sono infermieri che magari hanno una corporatura non molto massiccia e si ritrovano a dover gestire tanti pazienti nella giornata per assistere ai movimenti quotidiani. Attualmente, dicevamo, il prodotto è disponibile solo in Giappone, ma Panasonic intende portarlo anche in Europa. Sta solo aspettando le opportune certificazioni per poterlo appunto distribuire in Europa. Da Manchester è tutto, continuate a seguirci, a presto!